Cari amici, buonasera. Oggi vorrei mostrarvi una cartuccina che fa una ditta abbastanza di nicchia, che è la LG. Una cartuccina studiata per il clima secco e che devo dire è fatta veramente bene nei minimi particolari. Polvere di grande livello che è la K6. La LG ha chiamato questa cartuccia l'antica, probabilmente perché è fatta con componenti classici, cioè il bossolo in cartone, in questo caso un K-Dite da 70 mm, innescato con CX2000, una bella coppetta L40, una borra in feltro visto da 19 mm, è tutto chiuso con il sughero, con un sugherino da 2-3 mm senza cartelati, che la rende ancora più bella esteticamente. La cartuccia è così caricata, 1,85 di K6 per 34 di piombo, io userò il piombotto. E quindi abbiamo coppetta, borra in feltro, poi mettiamo il piombo e chiudiamo in orlo tondo a 65. Cartuccia, dicevo, studiata per il clima secco, che spero avremo modo di poter provare, ma che intanto già prendendo le prove, già fatta, da chi già le ha fatte, ha sviluppato una pressione di 669 bar, quindi molto buona, e una buona velocità perché 406 metri al secondo, con tempi di canna di 2991, quindi insomma una cartuccia abbastanza equilibrata da tutti i punti di vista. La LG la presenta come una cartuccia specifica, come dicevo, per il clima secco, quindi immagino che nel periodo estivo possa essere una buona scelta. Spero che avremo modo di provarla. Per intanto vediamo come si prepara. Noi cercheremo di replicarla con i nostri mezzi, sperando di avvicinarci il più possibile all'ottimo standard dell'LG. Dunque, per prima cosa, chiaramente dobbiamo pesare al solito la nostra polvere. Ci vanno 1,85 g di K6, che non è poco. Però è un orlotondo, quindi va bene così. 1 grammo, 50, 70, 80, 5. Ok. Un grammo 85. Ci siamo quasi. Perfetto, 1,85 g. Possiamo lavare la polvere. La mettiamo nel nostro bossolo. Ok, inseriamo la coppetta, la nostra borra in feltro. Possiamo adesso pesare il piombo, questi pesini non ci servono più. Metto piano piano al loro posto. Piombo sono 32 e 34 grammi. Piombotto, la LG usa piombo particolarmente indurito, io uso quello che ho a disposizione, che è normalissimo. E allora, ci siamo quasi, perfetto. No, un ultimo incoraggiamento. Ora sì.
questa è 34 grammi di piombo. Controlliamo che la borra sia ben assestata e mettiamo pure questo piombo. Ecco fatto, inserito anche il piombo. Come vedete, mi resta lo spazio per fare la tonda. Quindi mettiamo il nostro sugherino. Io un sugherino di sughero integro, per fortuna mia, ma va bene anche, anzi, è ottimo quello deframmentante che trovate in vendita anche numerato. E questa è la cartuccia praticamente finita. Dato che parliamo dell'antica, faremo una chiusura antica. La metto nel mio rollatore manuale. Quando si tratta di poche cartucce, però datate e con il bossolo in cartone, mi piace farle in maniera antica con questo rollatore manuale, che anche se non rispetta bene i canoni per l'altezza, è comunque da chiusure ottime, che negli anni ha servito centinaia di cacciatori italiani. Ecco fatto, cartuccia chiusa. Questo è l'orlo che mi è venuto, che devo dire è sempre molto bello, chiuso all'incirca 65. Questa era la cartuccia della LG, l'antica. Io l'ho realizzata con i nostri mezzi e penso che dovrebbe essere molto simile all'originale. Ok ragazzi, questa è un'altra cartuccia che vi consiglio di provare perché va bene per il clima secco e quindi dovrebbe essere una buona cartuccia d'apertura. Chiaramente, essendo 34 grammi in piombo 8, potete usarlo un po' per tutto, sia per qualche colombaccio di prima canna che quando passano non troppo alti, sia anche per i conigli o per le quaglie, o cambiando chiaramente il tipo di palline. Chi fa fagiani può usare palline del 6 o del 5, utilizzarlo con i suoi fagiani. Ottima cartuccia per la caccia col cane da ferma. Cartuccia generica, potrei dire praticamente tutta caccia. Ok ragazzi, vi saluto ancora una volta e arrivederci alla prossima. Quando e se avrò la possibilità di provarla, vedremo anche che tipo di rosate farà. Al momento siamo chiusi, possiamo soltanto assemblare senza fare prove. Arrivederci, a presto. Ciao!